Ora vediamo come calcolare il lavoro che compie o subisce un gas perfetto nel caso di una trasformazione isobara, perché il lavoro sarà diverso in base al tipo di trasformazione. Anzi, possiamo già dire subito che in una trasformazione isocora a volume costante il gas non compie, non subisce alcun lavoro perché non c'è spostamento del pistone. Infatti, per compiere il lavoro sono necessarie due cose: esercitare una forza e spostare un oggetto, spostare l'oggetto al quale viene applicata la forza. Nel caso della trasformazione isocora, il gas preme contro il pistone, ma il pistone è bloccato e non si sposta. Quindi possiamo dire subito che il lavoro è zero nelle trasformazioni a volume costante. Qui invece vediamo come calcolare il lavoro in una trasformazione isobara, sempre quasi statica, con le condizioni omogenee sia all'interno del gas e anche uguali tra l'interno e l'ambiente esterno. Immaginiamo quindi questo gas che inizialmente occupa il volume indicato qui in arancione. Poi, in modo estremamente lento, quasi statico, il gas spinge il pistone e lo solleva fino a quest'altra posizione. Questo volume colorato in celeste è l'aumento di volume, delta V. E è la differenza tra il volume finale, quando il pistone è quassù, e il volume iniziale quando il pistone è qua. Questa variazione di volume, si può calcolare perché è il volume di un cilindro che ha, area di base S, l'area del pistone, e altezza h pari allo spostamento del pistone. A noi serve calcolare il lavoro, qui indicato con W, work. Io di solito lo indico con L maiuscolo. Comunque, il lavoro si calcola forza per spostamento. Attenzione che però questa formula forza per spostamento è valida soltanto, quando la forza, e lo spostamento agiscono lungo la stessa direzione, quindi quando il pistone in pratica si solleva in alto e in basso. E in questo caso quindi si può applicare e è valida anche sotto un'altra condizione, però quando la forza non cambia durante lo spostamento del pistone. Ecco quindi perché, per primo si calcola il lavoro in una isobara, perché, la forza con cui il gas preme sul pistone durante l'espansione o la compressione rimane costante. E rimane costante perché non cambia la pressione del gas. Comunque non è pratico utilizzare la forza che esercita il gas contro il pistone, è invece meglio utilizzare la pressione. Perciò, per passare dalla forza alla pressione, si utilizza la definizione di pressione. La pressione infatti è il rapporto tra la forza, che il gas esercita sul pistone diviso l'area del pistone. Quindi con la formula inversa, ricaviamo la forza, esercitata dal gas contro il pistone, che è uguale alla pressione del gas per la superficie del pistone. Quindi, in breve, siccome per definizione la pressione è P uguale forza fratto area, con la formula inversa la forza è la pressione per l'area. Quindi, al posto della forza esercitata dal gas mettiamo pressione per superficie del pistone, ma a questo punto S per H, abbiamo visto che è l'aumento di volume. E quindi abbiamo la pressione per delta V, l'aumento di volume. Perciò abbiamo la formula finale: il lavoro compiuto o subito anche, da un gas durante un'espansione o una compressione isobara è dato dalla pressione per l'aumento o la diminuzione di volume. È chiaro che se si tratta di un aumento di volume, delta V è positivo e quindi il gas ha fatto lavoro motore. Se invece, il volume è diminuito, delta V è negativa, una variazione negativa, e il gas ha subito un lavoro dall'esterno, un lavoro quindi resistente ha fatto il gas, quindi un lavoro di segno negativo. Il lavoro fatto dal gas in questo caso è resistente perché il gas spinge verso l'alto, ma lo spostamento del pistone avviene dalla parte opposta. Quindi la forza e lo spostamento hanno versi opposti.